Buongiorno a tutti, oggi preparo la crema di liquore al mandarino. Mi occorre 7 mandarini, 250 ml di alcol, 1 litro di latte e 600 g di zucchero a velo. Procedo a togliere la buccia ai mandarini perché occorre solo la buccia. Precedentemente ho lavato e asciugato i mandarini. Ora taglio le bucce. A questo punto le pulisco dalla parte bianca con un coltellino strofino. In questo modo ve ne faccio vedere alcune. Devono essere pulite così, viene tolta tutta la parte bianca. Ora le faccio alle strelle, così. Prima di metterle dentro l'alcol, le pulisco con un tovagliolo di carta. Pulite bene, le metto nell'alcol. Continuo così fino a fare tutti gli 8 mandarini allo stesso modo. Una volta pulite tutte le bucce e messe nell'alcol, le lasciamo riposare per 10 giorni, chiuse. Dopo 10 giorni che ho lasciato le bucce nell'alcol, faccio la crema al mandarino. Procedo con la preparazione. Ho messo il latte nella pentola. Ora metto lo zucchero nel latte. Mischio tutto. Lo porto sul fuoco. Ora lo facciamo bollire. Una volta che bolle, lo faccio cuocere per 5 minuti. Poi lo lascio raffreddare per 15 minuti. Faccio questa operazione per 3 volte. Vedete come sta bollendo? E lo faccio bollire per 5 minuti. Sono passati 5 minuti e lascio raffreddare per 15 minuti. Ripeto per altre 2 volte lo stesso procedimento. Questa è l'ultima volta che la faccio bollire 5 minuti. Poi la spengo e la faccio raffreddare. Raffreddata la crema di latte, procedo a preparare la crema di mandarino. Ora filtro l'alcol con le bucce. Mescolo così cade tutto l'alcol. Ora mescolo, facciamo prendere la crema con l'alcol. Una volta mescolata bene, la vado a mettere nelle bottiglie. Dovreste sentire l'odore che emana il mandarino, è una cosa incredibile. Ora verso nelle bottiglie.
A questo punto tappo. Tappo bene perché vanno nel congelatore. Una volta finite, le metto nel congelatore. Quando si deve usare, la tolgo dal congelatore e la servo. Ed eccola pronta. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.